Bene, questi piccoli progetti, perché poi per lui sono questi dei progetti che poi diventeranno sviluppati, ha una storia e ha un percorso, diciamo, tradizionale. E le foglie di coca vengono utilizzate oltre che per masticare, per salire alle altitudini, anche come rituali per conoscere il futuro, come per noi l'oroscopo, per loro buttare queste foglie su dei tappeti. E il manto, il tappeto dove queste foglie vengono buttate, vengono studiate, diciamo, le carte astrali, no? Le posizioni in cui cadono queste foglie. Quindi il tema ricorrente della sua pittura, infatti dicevo, ma tu ti sei mai staccato dal tema della coca? No, è invece un tema molto, molto forte che sente da tempo. E poi oggi mi raccontava che, diciamo, sin da piccolo è nato questo amore per l'arte, che la mamma lo ha molto aiutato senza spingerlo, e poi alla fine è arrivato dove doveva arrivare. Bueno, conversando con la signora Miriam, le comentaba que, claro, yo como cuando era niño era motivado por mi madre, porque hacía yo algún diseño, algún dibujo, y a ella le encantaba, lo disfrutaba mucho, y eso me motivaba a mí a hacer otro para que ella disfrute también con el siguiente. Y haciendo eso, haciéndolo una y otra vez más, me convertí en un pintor. Bene. Sì, da bambino amavo fare dei disegni, ovviamente come ogni madre per suo pargolo lo stimola, gli dà gli input per poter andare avanti, ed è come oggi essere un artista. Posso fare una domanda? Ma mi sembrano lo stesso. La differenza dei colori così intensi migliori. E così tenue è dovuta alla tecnica, acquerello, olio, oppure è un modo diverso di vedere la realtà? Qual è la differenza che può essere la stessa su questi colori? Perché usaste estos dos tipos de colores que tienes aquí en este lado? Si è la tecnica o è il mismo colore in acquarello? O es también otro, porque es en aceite. ¿Quieres saber por qué utilizas esos dos colores? La verdad es que las técnicas son diferentes. Inicialmente, partiendo de que las técnicas son diferentes, siempre el papel siempre es más luminoso porque es un papel de base blanca. Yo para hacer los óleos utilizo un amarillo que me baja un poco el color. Pero por otro lado, cada pintura es un mundo. La verdad, yo no estoy muy consciente inicialmente del color que uso, ¿no? Me va saliendo a medida que voy trabajando cada hoja, ¿no? El óleo yo lo siento más intenso, me siento más cómodo en el óleo porque me parece que tiene un poco más de fuerza expresiva, ¿no? Allora, sicuramente le due tecniche sono diverse, l'approccio con la stessa carta che è molto più lucida rispetto a questo telo che utilizzo, già lo utilizzo con un fondo giallo, e già questo colore giallo dà sì che i colori che applico sopra hanno una maggiore profondità. Ovviamente quando io faccio i miei lavori non sono cosciente di quello che sono i colori che vado a mettere, quindi quello che viene per istinto. Io vorrei invece sapere come mai, vorrei sapere come mai quel quadro piccolo lì è il più scuro di tutti, quanto tutti gli altri hanno una luce diversa. E già chiede sapere perché utilizzaste questo quadro con molta oscurità. Quello lì. Questo in fondo. Non c'è luce. No, hai luce. Qual è la motivazione che ti llevò a realizzare una obra in questo modo, sin luce? Se ve más oscuro porque no tiene luz, además. Además, no tiene una luz, ¿no? Pero sí, hay momentos en que yo me saturo de trabajar en amarillos, en rojos, y busco el contraste, ¿no? Y me siento de repente un poco más tranquilo. Es ya una cuestión instintiva, ¿no? No siempre tengo claro el color que voy a usar, pero
sigo una gama y continúo hasta terminar, pero últimamente he estado trabajando con mucho color muy fuerte y tal vez fue una necesidad de momento de hacerlo más calmo, ¿no? Sí, traduzco quello che ha detto. Allora, in questo quadro sicuramente era un periodo in cui ero saturato di tanto giallo e quindi istintivamente ho cercato di andare su quello che è l'oscurità, su quello che è il tepore dei colori in cui l'abbandoni. Volevo saperne di più per quanto riguarda il metodo del frammento, cioè lei parte, mi parla un frammento per poi garnirlo, per poi cambiarlo. Ecco, vorrei saperne di più perché la motivazione che la porta ad utilizzare questo metodo. Grazie. Cuando yo proyecto una pintura, a veces me lanzo directamente a un lienzo grande y en otras ocasiones trabajo un lienzo pequeño para darme más o menos la idea de la gama que voy a usar y la distribución de los colores, ¿no? La motivación, me preguntas, la motivación siempre es el del mundo andino y su magia, ¿no? Me fascina. Yo vivo fascinado por lo que... Yo soy un hombre de la costa, ¿no? En el Perú tenemos tres zonas, la sierra, la selva y la costa. Yo soy un hombre de ciudad en Lima, de la costa, y cuando uno va a la montaña, a la parte de la sierra, te encuentras una cantidad de rituales y mundo mágico que a mí me fascina. Y esa generalmente es mi motivación para trabajar, ¿no? En la parte motivacional, espiritual. Pero en la parte técnica, va más por el hecho de tener claro, más o menos en algunos casos, cómo voy a proyectar un cuadro grande, ¿no? Giustamente queste frammentazioni vengono utilizzate per poter definire i colori che poi impiegherò per le mie grandi opere. Ovviamente non sempre ha questa tecnica, dove richiede una colorazione particolare, quindi allora fissa il frammento e poi passa all'opera maggiore. Alcune volte fa le scansioni per poter definire i colori, altre volte si ferma direttamente sul telogramma. Abbiamo altre richieste? Non dovete sapere. Quindi per me è un piacere non solo avere un ospite straniero tra le righe, a Cosenza, ma avere Cosenza una città internazionale, cioè lei vive vive a Cosenza, quindi Cosenza è un vicinio internazionale, questo glielo dobbiamo fare capire a chi ha l'orecchio duro, perché siamo deputati a diventare una grande, siamo stati nel passato una grande città e dovremmo esserlo anche nel futuro ancora di più. Lancia pure tu un altro messaggio. Io intanto ringrazio il vostro ascolto, ho prestato un servizio alla dottoressa Peluso e quasi compaesana, lui è del Perù, io sono nata in Colombia, quindi presto servizio, chi bussa alla mia porta, credetemi, io sono disponibile. Questo, anche gli impegni ci portano sempre a stare oggi come oggi in tante situazioni, no? Sì, sono nata in Colombia, mi sono laureata all'Unica in scienze politiche, mi sono inserita, ovviamente ho sposato un calabrese, ecco perché mi trovo in Calabria, a 19 anni e mezzo, innamoratissima di questo ragazzo bravissimo, grande lavoratore, è un ragazzo meraviglioso che ancora è mio marito, sono 22 anni di matrimonio, un figlio che ho mandato adesso all'università e io ho i miei spazi, lavoro. Sto in mezzo alla gente, mi occupo di politica, sono nell'assemblea provinciale del PD, sono stata candidata a segretario regionale del PD con Enrico Letta. Insomma, è un percorso che si portano
dentro con queste cose, no? Così come la sua artista porta dentro da bambino l'arte, la pittura, io porto la politica, andare agli altri, ascoltare, seguire, creare. E questa è la mia vita. E la mia vita è qui, io voglio contribuire alla società in cui vivo, in cui diventeranno i miei nipoti, perché mio figlio spero che sposi una nostra conterranea calabrese e che faccia la sua famiglia e porti avanti questa nostra terra. Grazie. Grazie a voi e grazie a questa bella amicizia che è nata con il letterario. Fermatevi che adesso prendiamo qualcosa da bere. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Pa 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 p